Altro grosso successo in termini di partecipazioni per il Comitato Regionale Veneto, che organizza in collaborazione con il Comitato Provinciale di Venezia la seconda prova del campionato giovanile e master nel Parco San Giuliano di Mestre. Un'ambientazione molto suggestiva per la prima assoluta in territorio veneziano. Voglio esprimere tutta la mia grande soddisfazione e gratitudine agli organizzatori che mi hanno fatto una proposta, signori, assolutamente di grande qualità e perfettamente collegata agli scopi del Parco di San Giuliano. Quindi mi sembra riuscita benissimo, perché ho visto gioia, ho visto festa e competizione di atleti improbabili come certi miei coetanei bravissimi, che non posso che invidiare. E questi ragazzini che hanno dato dimostrazione di grande impegno e di grande partecipazione. Questo è un parco meraviglioso che fa da ponte tra l'entroterra, da Mestre a Venezia. E abbiamo voluto sperimentare questa iniziativa perché crediamo che un parco di questo tipo possa essere un luogo e debba essere un luogo vissuto dalla cittadinanza anche attraverso le manifestazioni sportive di livello. Le prospettive sono molto buone, e da considerare anche che il Comune di Venezia non concede il parco per così facilmente. Certamente l'utilizzo per una corsa campestre è un utilizzo assolutamente compatibile, ne ho appena parlato anche con l'assessore, e quindi io penso e spero che questa location sia una location che possa vedere ancora manifestazioni di campestre importanti ancora qui al Parco San Giuliano. Il veneziano è una terra che da sempre regala soddisfazione all'atletica, soprattutto in pista. La promozione tra i giovani è difficile a causa della conformazione molto allungata della provincia. Gli 800 atleti al via testimoniano quindi il grosso lavoro profuso dalle tre società organizzatrici. Grossissima manifestazione, la prima a livello regionale di questo tipo in questo ambiente, dove vogliamo far muovere molto i giovani, soprattutto i giovani, ma anche puntiamo ai campionati nazionali dell'anno prossimo. Noi siamo contenti di essere qua, di dare un contributo a questa splendida manifestazione. Il master deve servire a portare i giovani a fare atletica. Quella è la nostra idea, insomma. Cercando di mettersi d'accordo tutti insieme e non creare problemi. Quindi è bello essersi riuniti insieme fra varie società, con grandi storie e anche con piccole storie. Venezia, come sappiamo, è tradizionalmente vocata all'atletica leggera su pista. Abbiamo voluto sperimentare un cross di rilievo regionale in questa situazione ambientale che è il Parco San Giuliano. Credo che i risultati siano positivi e naturalmente questo ci servirà d'esperienza per eventuali altre iniziative. La partecipazione è ulteriormente aumentata, era già alta nell'anno scorso, negli anni passati, ed è ulteriormente aumentata. Abbiamo delle partenze in alcune categorie che arrivano anche a 200 partecipanti, e che dal punto di vista organizzativo e tecnico cosa molto importante, molto buona, ma dal punto di vista tecnico crea qualche problemino che va affrontato e risolto. Quindi si prospetta una stagione molto interessante che per quanto riguarda la campestre si concluderà a 9 l'11 di marzo con la festa regionale del cross. Protagonisti della giornata, certamente il parco, assieme al freddo e al vento, ma soprattutto gli atleti che, non curanti della temperatura, hanno offerto ottime prestazioni, riconfermando quanto visto nella prima prova di Vittorio Veneto. E così il vicentino Mirko Cocco tra i cadetti e la trevigiana Nicole Marsura tra le ragazze hanno bissato il successo ottenuto 2 settimane fa proprio in terra trevigiana. È stata abbastanza dura, anche perché il vento contro è stato proprio una pecca del percorso, però il percorso è stato bellissimo, poi sono riuscito ad andare via a fare il mio scatto e alla fine ho vinto. E vediamo se riesco a diventare campione regionale. Tutti dicono difficile vincere, ancora di più lo è ripetersi, e ci sono riuscito e penso di essere stato bravo. È andata bene come al solito, un po' dura perché c'era il vento, ma comunque bel percorso perché c'erano i fossetti da saltare, bellissimo percorso e sono contenta. Non era tanto caldo perché c'era il vento, però
sto bene. La veronese Francesca Tommasi al primo anno di categoria ha dominato a sorpresa la gara cadette, mentre il fratello di Mirko Cocco, Luca, ha completato la doppietta familiare imponendosi tra i ragazzi. Grazie anche alle due vittorie individuali, l'atletica Ovest Vicentino si è imposta nella classifica di giornata sia tra i ragazzi che tra i cadetti. Ho fatto molta fatica nei tratti dove avevo il vento contro. Dove c'era vento a favore c'era un po' più caldo e si stava meglio. E mi diceva di andare un po' più piano perché la seconda era abbastanza distante da me. E poi è stata molto faticosa, però mi sono anche divertita. Molto bene. Da lì a Vittorio Veneto sono arrivato quarto. Qui ho cercato di aumentare il più possibile e ce l'ho fatta. Non ci credevo neanche io, però ce l'ho fatta. Riunitisi al traguardo, sentiamoli insieme parlare dei loro allenamenti. Per ora Mirko, il più grande, è anche il più forte, ma Luca, il piccolo, comincia a dargli filo da torcere. Ci alleniamo insieme 3 volte a settimana e lui di solito è sempre davanti. È bello correre insieme, poi ci divertiamo anche con gli altri amici. E consiglio a tutti i giovani di correre perché è un bello sport e così si mantiene una vita sana e poi ci si diverte anche. Per quanto riguarda la classifica a squadre, tra le cadette successo per le bellunesi del gruppo sportivo La Piave, mentre tra le ragazze le trevigiane della Villanova Sernaglia non hanno avuto rivali. Il debutto del cross al Parco San Giuliano è stato un vero successo. Soddisfatti gli atleti, divertiti dal percorso pieno di fossati, entusiasti organizzatori ed istituzioni che già sperano di poter ospitare qui altri eventi più importanti. Bene anche e soprattutto per i fossi da saltare, bisogna stare attenti a come passarli perché puoi anche fare male. Bene anche un po' i sali scendi. Sì, un bel percorso. È stato chiesto di valutare, così come sperimentare situazioni ambientali che potrebbero in prospettiva come prefigurare anche un campionato italiano assoluto. Stiamo valutando nell'ambito del territorio regionale quale potrebbe essere la situazione ottimale. Questa è una delle iniziative che abbiamo accolto e visto l'esito penso proprio che potremo anche ampliare questo progetto. Quello che posso auspicare è che il Parco di San Giuliano venga giudicato sede idonea anche per traguardi maggiori a cui noi siamo aperti e per i quali siamo disponibili.